Ed eccoci qua in Italia di studio, 17.35 qui a Terza Pagina Magazine, 45esimo appuntamento, 28 agosto 2020. Allora, noi a breve avremo il prossimo intervento, il prossimo ospite d'eccezione, veramente d'eccezione. Michele, hai curiosato? Ecco, diamo comunque l'idea, parliamo comunque di un progetto, di una situazione molto molto importante. Vi invito a visitare il sito diversamentedisabili.it e a breve avremo Maurizio Castelli. Michele. Sì, io stavo sbirciando come al solito nel web e sono andato poi sul sito dell'associazione, quindi una realtà praticamente per me nuova, dove la disabilità diventa in realtà un'abilità in un certo qual modo. Quindi nel caso di Maurizio Castelli, cioè, ho scoperto in quest'istante che ha un primato comunque degno di nota sulle due ruote. Quindi cioè, l'alta velocità, nonostante piccole come dire, impedenze fisiche, comunque ti portano ad andare oltre dei limiti, e questa è una cosa secondo me ammirevole. Cioè, quando noi stessi esseri normodotati, perché così ci dobbiamo definire, a volte ci troviamo impediti nel vero senso della parola a fare delle cose, quando poi al tempo stesso ti giri e dici caspita, effettivamente basta trovare il punto di vista, girare l'ottica, e lì si trova la chiave di sviluppo, quindi di lettura e di vincita, secondo me. Beh sì, infatti sarà piacevole poter parlare con Maurizio Castelli per riuscire a comprendere proprio attraverso la sua esperienza sia di vita che quella ovviamente professionale, di capire qual è il ruolo che stanno avendo le tecnologie legate all'elettrostimolazione, queste elettrostimolazioni di ultima generazione, che riesce veramente a fare progressi da gigante. Ma adesso ne parliamo direttamente con lo stesso Maurizio, che dovrebbe essere collegato con noi. Maurizio qua, Castelli, ben trovato. Sì, ci sei. Pronto? Maurizio, benvenuto. Buon qui pomeriggio. A Terza Pagina Magazine, benvenuto a Maurizio Castelli, eccoci qua, pronti? Buonasera, eccoci qua. Ecco, io Maurizio, mentre tu eri pronto per essere collegato, mi sono permesso di anticipare sì. L'aspetto peculiare di questo tuo essere testimonial, cioè il fatto che oggi la tecnologia dell'elettrostimolazione è riuscita a fare passi da gigante, o sbaglio? Esatto. Soprattutto per quanto riguarda la parte quella sportiva, ecco, quella da un aiuto che permette di fare veramente tanto con bene. E questo è importante. Penso che ci siano dei problemi di collegamento, perché ogni tanto sento che sì, ora ti sento meglio. Okay. Ora ti sento meglio. Ecco, ci stavi appunto anticipando come l'attività sportiva trova giovamento dall'elettrostimolazione. Esatto. No, anche perché grazie all'elettrostimolazione riesci a allenarti tanto, come dicevo prima, in poco tempo, e quindi ti permette di recuperare il tempo anche per fare altro, per riuscire a lavorare non solo su un allenamento specifico, ma nel mio caso anche per esempio in mountain bike. Abbiamo Maurizio, proviamo a richiamarti. Si deve spostare lui, ci dicono dalla cabina di regia. Ok, allora se ti vuole leggermente spostare, perché non si sente, ecco, si sente attratto. Okay, nel frattempo Maurizio ti faccio un'altra domanda. E tu hai aperto il discorso tuo personale, ma allo stesso tempo hai parlato anche in un certo qual modo di riabilitazione. Ecco, allora a questo punto, quanto la elettrostimolazione è importante ai fini riabilitativi, sia per grandi traumi sia per piccoli traumi? Beh, nel mio caso specifico, essendo un atleta paralimpico, a me manca l'avambraccio sinistro, e nell'allenamento, diciamo, chiamiamolo base, riuscire ad allenare determinati muscoli come quelli dell'avambraccio sinistro mi risultava difficile all'inizio. Certo. Però grazie all'elettrostimolazione riusciamo ad andare a far lavorare determinati muscoli che normalmente non riescono a essere stimolati, ecco. Ecco, poi anche fondamentale per una questione di equilibrio, no? Tra il
tra il fisico destro, la parte destra e la parte sinistra, no? Quindi di conseguenza c'è una necessità proprio impellente di mantenere un certo equilibrio. Michele, una domanda per il nostro Maurizio. Sì, buonasera Maurizio, innanzitutto complimenti perché porti comunque un primato mondiale sulle due ruote. Grazie, quindi questo è momento di orgoglio. No, quello che io invece mi domando è a volte come si riesce a superare i propri limiti in situazioni di questo tipo, dal quotidiano alle due ruote? Allora io, nel senso, mi sono sempre detto, mi sono sempre ripetuto, anche in, lo faccio tuttora, nella parte agonistica, quando sono in pre-gara o durante una gara, soprattutto in quel periodo lì, il primo periodo post amputazione, mi sono sempre detto una frase: se vuoi puoi e se puoi devi. Straordinario. Devi, cioè, la nostro cervello è capace di fare tante cose, ecco. E dobbiamo cercare di, con un pizzico di volontà, di alimentare i nostri pensieri, perché andare oltre il limite vuole, che uno si pone, ecco. Quindi bisogna rischiare. Esatto, bravissimo. Bene. Allora, Alessandro, rischiare un pochino. Allora, Maurizio, qui ci scrivono, ecco, una domanda: quanto sono importanti le tecnologie di ultima generazione, come quelle proposte, ricordiamolo ancora, la Fit and Go, e per chi ha bisogno di un percorso di riabilitazione? Ecco, quant'è questa, diciamo, l'importanza di tutto ciò? Beh, le elettrostimolazioni, soprattutto nel discorso riabilitazione, anche post, ma soprattutto nel momento di riabilitazione, io parlo sempre del mio caso. Ovviamente, avendo all'inizio avevo un avambraccio più grande e uno più piccolo, ovviamente. Io, grazie all'elettrostimolazione, soprattutto la prima fase, mi ha permesso di andare ad aiutare quei muscoli che non potevano svilupparsi, ecco. Certo. Quindi sulla parte, diciamo, riabilitativa, diciamo che fa, cioè, il 100% è dovuto da quello, ecco. Ecco, a questo proposito vogliamo ricordare, a beneficio di chi ci ascolta, cosa è, di che cosa si sostanzia Fit and Go? Scusami, che vuoi ripetere, che non so. Sì, a beneficio proprio dei nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando e guardando, mi faccia piacere descrivere le attività che svolgete alla Fit and Go, in modo tale che così ricordiamo di che cosa stiamo parlando. Beh, Fit and Go, diciamo, è un po' come una palestra, sì. In piccolo, però ti permette comunque sia di allenarsi in poco tempo, grazie all'elettrostimolazione, anche perché più di 20 minuti a seduta ad allenamento l'elettrostimolazione non puoi farla. E certo. Grazie proprio a questo allenamento, diciamo, tra virgolette, piccolo, corto, con l'elettrostimolazione, fatto in un lasso di tempo ben preciso, ecco. Sì, in diciamo circa due allenamenti a settimana, da 20 minuti, come dicevo prima, si riesce a fare un lavoro che in una palestra normale dovresti fare in una settimana, ecco. Chiaro. Un'altra domanda, un'altra curiosità, ecco, dal tuo punto di vista, quali sono i mezzi per tenersi in forma? I mezzi per tenersi in forma, diciamo, ecco, la prima cosa è l'alimentazione. Bisogna sempre guardarla, quella è sempre la prima cosa. E per tenersi in forma, l'attività fisica in generale, che, ritornando al discorso di Fit and Go, si riesce a fartela fare con poco, tra virgolette, chiamiamolo impegno, con poco tempo, riesci comunque sia, perché ci lavora tutti i giorni, tutto il giorno, con 20 minuti riesci a fare tutto, ecco. Prego Michele.
Sì, a me hanno scritto ora sul mio Facebook e hanno chiesto, appunto Alessandro, un appassionato di moto, chiede a Maurizio qual è tra le varie moto che tu hai guidato quella che ti ha dato più soddisfazione e quali sono i progetti sportivi futuri. Allora, i progetti sportivi miei futuri sono, da chi ci ascolta qualche appassionato, sarà il prossimo anno correre nel National Trophy, che è un campionato nazionale in cui, diciamo, la maggior parte, il 99% dei partecipanti sono normodotati, quindi sarei diciamo l'unico disabile a correre in questo campionato. Invece, scusate che tra l'altro sono anche in circuito. sentiamo sottofondo particolare. La moto che mi ha dato più soddisfazione, ma sono pochi, perché sono 3 anni che ho cominciato a correre dopo l'incidente. Per ora ho solo corso con una Yamaha R1. Dal prossimo anno è un discorso in essere e quindi sarò un'altra aprile ufficiale, quindi sarà quella la moto. bene, grazie. Maurizio, ricordiamo l'associazione, ecco, ricordiamo tutti i contatti dell'associazione. Diversamente disabili. Qualsiasi info, basta andare sulla pagina Facebook di Diversamente Disabili, scriverci tramite via Messenger, e insomma, ecco, diciamo, disponibili al 100%, sia per quanto riguarda informazioni sul riprendere le patenti dopo una disabilità, perché si può fare, lo facciamo, sia per cominciare a correre dopo una disabilità, anche, perché no, chiederci info su un'altra attività che svolgiamo, che è quella della mototerapia. Facciamo, diciamo, un po' di cose, diciamo. Sì, ho letto sul sito proprio questa cosa, infatti ero curioso e ammirevole proprio il fatto che un'associazione di questo tipo, invito tutti gli ascoltatori ad andare sul sito, che è diversamentedisabili.it, donare il loro 5 per 1000, perché non costa nulla dare il proprio 5 per 1000, esatto, nella dichiarazione dei redditi, esatto. E l'associazione stessa fa una cosa incredibile e meravigliosa: andare in ospedali con la mototerapia, con i bambini, fanno donazioni, regali, gadget, cose fantastiche, i reparti comunque delicati. Con moto elettriche, ovviamente. Ricordati sempre, Maurizio, che ti ho strappato la promessa per organizzare con i ragazzi, esatto, down e autistici, poi dietro le quinte ti do le news. Un minuto a chiudere, perfetto. Nicolò. Beh, è sempre bello poter parlare con Maurizio, perché ci trasmette il suo entusiasmo e anche la sua professionalità, che può essere in questo caso veramente strumento straordinario di utilizzo necessario per tante persone che magari si avviliscono perché hanno una disabilità non curata nel senso alto del termine, cioè non si prendono cura di sé e la estendono a tutto la psiche e tutta la mente, che invece non è così. La disabilità è un puntino che può diventare un segmento, che un può diventare una traiettoria, un punto di forza, veramente. Quindi grazie a Maurizio, grazie Castelli, poi noi ci risentiamo dietro le quinte, e ancora grazie di cuore, a presto. Grazie a voi. Ciao Maurizio. Buona serata.